Buongiorno e grazie di essere venuti. Io parlo del libro che ho scritto, Tirnanog. È un titolo celtico, un titolo un po' strano, Tirnanog. È composto di tre parole, perché tre parole è il numero perfetto, tre è il numero perfetto nella cultura celtica. Anche c'è il triskele, che significa, c'è tanti significati, sempre il numero secondo o contenente il numero tre, e si vede tutto intorno nei libri, nelle opere celtiche di Carla. E questo titolo, Tirnanog, non ha un significato, c'ha mille significati. Significa il paradiso, il Shangri-La, l'isola misteriosa dove nessuno muore, nessuno diventa vecchio, nessuno subisce malattie, eccetera, quindi praticamente Shangri-La. E anche terra delle fate, terra delle divinità, e ce n'ha molto, tutto molti significati, e quindi contiene il contenuto del mio libro. Io sono nata in Irlanda, quindi Irlanda, terra delle fate, terre dei gnomi, delle essenze misteriose, e quindi no, la nostra storia è molto intricata, molto non scritta, quindi una storia di mitologia, di magia, di cose non scritte, non dette. E è stata scritta la storia, diciamo, dell'Irlanda solo nel VII, nell'VIII secolo. E quindi, essendo cresciuto in Irlanda, io avevo sempre noi avevamo sempre la presenza delle fate, delle cose sacre, dei monumenti fatti, eccetera. E quindi siamo cresciuti con queste leggende, con questi miti. Per l'Irlanda, l'Irlanda è sempre esistita, cioè non c'è un mito della creazione. È sempre esistito l'Irlanda, si dice. Quindi ha subito cinque ondate di invasori. Quindi dopo il diluvio universale 10.000 anni fa, verso 8.000 anni fa, arrivarono i primi gruppi. E si dice sempre in Irlanda, nella sua storia, si dice che queste persone che sono arrivate sono discendenti di Noè. Però sono spariti perché non c'è niente sull'Irlanda, c'erano solo alberi, non c'era coltivazione, niente, e quindi se ne sono andati. Poi c'era un'altra ondata di popoli, non si sa da dove sono venuti, dicono, si dice che erano piccoli, brutti, mostri, e qualche malattia ha portato tutti via. Tutto in mitologia. Poi c'erano altre ondate, poi sono arrivati i Firbolg. Questi Firbolg erano i primi agricoltori, e quindi hanno cominciato a coltivare la terra, cominciato a seppellire i loro morti, cominciato a costruire dei monumenti, monoliti, i dolmen, eccetera. E non si sa da dove sono venuti questi loro sapere. E quindi hanno coltivato tutta l'Irlanda, sono stati lì per parecchi anni, da 4.000 fino a 3.000. E poi sono arrivate quelle più importanti, che sarebbe i Tuadenanan, il popolo mitico. E da lì, diciamo, comincia la nostra storia. Questi esseri, questo popolo, non si sa dove sono arrivati, però
possono essere arrivati dall'India, dalla Mesopotamia. La storia dice che sono arrivate navi volanti. E nella Rigveda dell'epica indiana, che è stato scritto 5.000 anni fa, avevano navi volanti che chiamavano carrozza volante, si chiamavano Vimana, e sono esistiti perché anche hanno trovato come costruire nave spaziale, hanno trovato in Tibet, i cinesi hanno trovato in Tibet questi documenti. E si dice che questo popolo, popolo normale, insomma, non piccole, sono arrivati con una nave volante. Siccome non potevano atterrare, perché non potevano approdare, perché c'erano i Firbolg che erano molto potenti, erano guerrieri, e quindi, sempre la storia lo dice, sono arrivati atterrati, diciamo, con una nuvola, nube di fumo, sopra una montagna. Sono entrati e quindi hanno combattuto con il Firbolg, e il loro leader era Luada, che durante la battaglia gli è stato reciso un braccio totalmente. E quindi, essendo leader, non poteva più fare il leader, perché il leader doveva essere perfetto. Quindi questo popolo, che erano praticavano magia, che erano scienziati, erano filosofi e anche lavoratori di bronzo, di argento, gli hanno costruito un braccio d'argento, questi 2500 anni avanti Cristo, quindi una protesi. E lui poteva continuare a essere il leader perché aveva il braccio d'argento. Infatti si chiamava Luada del braccio d'argento. Questo è scritto nelle annali della storia. Sono arrivati questo popolo che si chiamava Tuatedanan. Danan si dice deriva dal sanscrito Dana, sarebbe dea del fiume in sanscrito, e quindi molto probabilmente sono arrivati dall'India, da quelle parti lì, indoeuropeo. Erano maestri nell'arte della lavorazione del ferro, dell'argento, dell'oro, erano filosofi, guardavano le stelle. I loro capi, i loro sacerdoti erano i druidi. E qualcuno che conosce la storia sa che i druidi non hanno mai scritto niente, hanno tramandato oralmente da generazione in generazione, ecco perché noi non abbiamo un mito della creazione. È stato scritto dai monaci nell'ottavo, nono secolo. Va bene, dopo questo andato, quando sono state sconfitte dalle ultime arrivate, che erano milanesi e milinesi, che erano un altro popolo molto forte, hanno combattuto con i Tuatedanan e alla fine hanno vinto. E la Tuatedanan, per non distruggere tutto quello che hanno già fatto, non volevano lasciare l'Irlanda, quindi hanno preferito andare sottoterra. E questo è il mito dei popoli, che sono diventati più piccoli perché erano meno importanti. E non volevano lasciare l'Irlanda. L'unica cosa che hanno chiesto è di dare il nome di uno dei figli di Luada, il nome Erin, infatti si chiama Ere, Irlanda. E quindi loro erano contenti di andare sotto terra. Ecco, c'era il mistero, ci sono tutti i posti sacri, fiumi, i dolmen dove non si può camminare, e anche i bambini non camminano perché sanno che è considerato un luogo sacro. Non si va in certi posti dei boschi perché quelli dove si incontrano questi piccoli esseri, queste persone invisibili. Io quando ero piccola credevo nelle fate, ci credo tuttora.
amavo molto leggere sulle fiabe, esotiche, Mille e una notte, Libri della giungla e soprattutto il libro di Kim di Rudyard Kipling. Questo mi ha affascinato perché parla di un bambino di 8-9 anni. Io allora avevo 8-9 anni, leggevo tanto e leggevo questo libro di Kim, un bambino che rimase orfano in India e vagava per le strade. Incontra un lama e divenne discepolo di questo lama. Quindi il lama gli ha insegnato tutto sull'India, i segreti dell'India, li ha portati nei monasteri, parlava delle religioni, parlava dei dei e lo portò a vedere il Taj Mahal. Taj Mahal, un edificio bellissimo che ci vollero 22 anni per costruirlo, fatto di rarissimo marmo, un marmo che si vede, secondo la luce del giorno, si vede con colori diversi, rosa, bluastro, azzurro, bianco. E la cosa sorprendente è che è incastonato con gioielli di tutti i tipi. Questo Shah l'ha fatto per sua moglie che amava la moglie ed è morta, quindi lui ha fatto questo mausoleo per sua moglie. E questo edificio di marmo incastonato di gioielli di tutti i tipi, smeraldi, giade, diamanti, incredibile. E quindi io leggevo di questo edificio che all'interno era pieno di filigrani d'oro, d'argento e portali fatto con queste maestrie, diciamo, di lavorazione di argento, tutte mura coperte di motivi dell'Oriente, piante, cose vegetali, scritti su tutti i muri. Io volevo vedere questo grande monumento e il mio primo viaggio dove è stato? A vedere il Taj Mahal. Quindi questo per me è molto prezioso perché vedere questo edificio mitico, un edificio che è la cosa più bella del mondo da vivo. Da questo ho iniziato il mio amore per altre culture, amore per anche l'India. Sono innamorata dell'India, sono andata 3-4 volte in India, ho parlato con il Lama, ho parlato con persone che hanno a che fare con i dei, i templi. E capire le loro religioni, a capire i dei, tanti dei, divinità, perché ce l'avevano, in che cosa credevano. E ho parlato con sciamani, ho parlato con in tutti i miei viaggi avevano uno scopo, di scoprire sempre di più, di capire di più e di vedere perché il popolo, i diversi popoli si comportavano in diversi modi. E quindi io ho viaggiato tanto in Africa, in Borneo, in Malesia, Giordania, Kazakistan, e tutti i viaggi mi ha portato qualcosa di speciale. Io parlavo con i sciamani, con i guaritori, con i capi di villaggi e anche ho preso parte nelle loro danze e cercare sempre di capire di più il perché delle cose. E in uno di questi viaggi ho incontrato un sciamano che mi ha dato in mano questo seme, è un seme, un semplice seme, e me l'ha dato in mano e non ha detto nient'altro. Quando l'ho guardato vicino ho visto che era a forma di cuore, non so se si vede, e io la tengo sempre con me perché è stato un segno.
e quindi mi dà la tranquillità, mi dà, non so, tenere come una cosa preziosa, anche se è solo un seme. E quindi ogni viaggio ha lasciato qualcosa, mi ha lasciato qualcosa di speciale, anche un incontro, anche uno spunto per scrivere una storia, qualche storia si trova nel libro, magari anche viaggiando in aereo e vedendo delle qualcosa, qualche notizia in un giornale, mi viene uno spunto di scrivere qualcosa. Per esempio, abbiamo incontrato in Africa un San, che sarebbero spariti i San, e abbiamo parlato con questo uno rimasto dei San, e lui ci ha parlato di questo linguaggio Klaxon. Praticamente si parla con uno scocco del, e questo mi è rimasto impresso, come parlava questo San. E tornando in aereo, per caso ho visto sul giornale un atterraggio, non lo so, una notizia di un atterraggio di qualche cosa nel deserto della Kalahari. Io ho collegato con questo incontro questo San, questo ragazzo che abbiamo incontrato, e penso che sia nel libro, c'è una storia di questo incontro con i piccoli, con gli esseri, questi sono atterrati, perché lui cercava la sua civiltà, poi si è addormentato, poi si trova in un altro mondo, eccetera. Quindi io ho fantastico sulle cose che vedo e le cose che ho visto durante i viaggi. E quindi parlo del libro. Il libro ha 12 capitoli, e tutti i capitoli sono sé stante. Cioè si può cominciare dove si vuole, se non vuole leggere un capitolo si salta al prossimo capitolo. I capitoli sono i varie, sono sull'immaginazione, sugli yin e yang, sull'India, sulle fate, sulla mitologia celtica e molte altre cose, l'immaginazione, molte altre cose. Tutti i capitoli iniziano con un aforismo di Shakespeare, di Wordsworth, di un saggio cinese, un saggio indiano, della Rigveda, della Mahabharata, eccetera. E chiude anche con un aforismo. Perché questo? Perché uno deve anche riflettere su quello che ha letto, e è molto importante. Al di dentro di ogni capitolo ci sono tre storie. Possono essere miti del passato, possono essere fiabe e possono essere cose vissute. Come ho detto, io ho vissuto tante di queste cose, questo sulla mitologia, sulle fate, e quindi è varia il libro. Verso il quinto capitolo c'è una pagina vuota, completamente vuota. Questa pagina vuol dire tante cose, vuol dire silenzio, vuol dire stare con se stesso, vuol dire anche riflettere. E quindi che si fa qua? Si può scrivere, si può scarabocchiare, oppure si può solo contemplare, perché il silenzio è musica dell'universo. E quindi questa è una particolarità. La storia, la prima storia, il libro inizia con la prima storia, che sarebbe come sono nati i miti. Avete presente quando si racconta una storia e questa persona racconta la storia di un'altra persona, questa parla e racconta la storia di un'altra persona, alla fine la storia è completamente diversa, perché ognuno ha la sua interpretazione. E quindi questi cantastorie, viaggiando da paese in paese, nazione in nazione, cambiavano la storia secondo il popolo, secondo la loro religione, secondo il loro pensiero e secondo la loro cultura. E quindi è come sono nati tutti i miti nel mondo, secondo me. La persona che racconta questa storia si chiama Matt Sam.
è il nome inventato, che vuol dire, allora, a tradurre è un po' difficile perché prima l'ho fatto in inglese e poi in italiano, mezza, materia, materia, energia, tempo, spazio e maya, e quindi un nome inventato per l'invenzione dei libri. C'è un capitolo che parla sull'immaginazione. L'immaginazione è una cosa importantissima, specialmente oggigiorno, e stiamo perdendo. La stiamo perdendo perché oggigiorno non si racconta più favole, non c'è più tempo, nessuno o poche persone guardano il bambino. Il bambino deve fare quello che dice i genitori, deve fare quello che dice la scuola, e quindi perde quell'immaginazione che aveva una volta. L'immaginazione viene fuori nelle storie, nelle fiabe, quindi sono molto importanti per i bambini leggere e capire le favole. Einstein stesso diceva: se volete che i vostri bambini siano intelligenti, leggetele delle favole, e se volete che siano ancora più intelligenti, leggete le altre favole. Quindi questo vuol dire che è molto importante. E anche parlo anche, parlavo delle favole, quindi le nostre favole che si legge dei bambini, di solito il gatto con i stivali, oppure i bambini nel bosco, oppure la lepre, la tartaruga, eccetera. Sono tutte favole prese dalla Panchatantra dell'India. E quindi tutte le fiabe, di Esopo sono venute dall'India, e che c'è una tradizione, una grande tradizione di migliaia di fiabe che sono state poi interpretate nella cultura europea. I bambini indiani oggi crescono prima di tutto con le favole, con queste favole, perché c'è una verità, c'è un modo di pensare in tutte le favole, e quindi questo per loro è il primo insegnamento, sia a casa sia quando vanno a scuola, se vanno a scuola. Poi a parte le fiabe, parlo anche del numero 5. Il numero 5 è molto importante, perché i celtici credevano prima di tutto nella connessione, il link tra il cielo e la terra, e quindi le stelle, perché abbiamo detto che erano anche astronomi, quindi loro vedevano il link tra la terra e il cielo, e per loro era molto importante il melo. Il melo significava l'infinità, significava il mondo invisibile, il mondo dell'aldilà, e quindi il mondo delle stelle. E per loro il melo è molto importante, perché avete mai visto una mela? C'ha sempre 5 semi, sempre. Se dividete una mela, la mela, qualsiasi mela, c'è sempre 5 semi. E per questo è il link con le stelle, stelle 5 punti. Quindi è molto molto importante questo. E portando un ramo di melo, un melo, entravi nel mondo sotterraneo, nel mondo delle fate. Se non lo portavi, rimanevi lì. Questa credenza, quindi portavi questo ramo e potevi uscire dal mondo, e si dice che il mondo delle fate, il mondo sotterraneo, era pieno di alberi di melo, però erano d'oro, d'argento, e quindi il melo significava anche oggi, una mela al giorno, il dottore, quindi insomma, vieni da questo vecchio detto, vieni da, penso, a questo
pensare, insomma, della mela e connessione con il melo e la mela. Parlo anche un altro capitolo, parlo degli angeli. Gli angeli, se esistono, non esistono, dove sono, chi li vede, chi non li vede, chi ci crede, chi non ci crede. Però avete mai sentito un fruscio dietro le spalle? Poi vi guardate dietro e non c'è nessuno. Può essere una cosa impercettibile, una cosa che voi non vedete perché non ci credete, però qualcosa c'è. E anche gli scienziati di oggi credono che ci sia delle molecole, delle cose in giro, loro dicono, nell'ambiente che ancora non lo sanno cosa siano, però dicono che c'è vita in queste, cioè il vuoto non è vuoto, niente è vuoto, è tutto pieno. Noi vediamo il vuoto, però non c'è il vuoto, non c'è il vuoto. L'energia, l'universo è pieno di energia, di molecole, eccetera. E quindi diceva Paracelso, non è sufficiente che uno di voi veda un angelo, perché tutti noi crediamo che esistono altri angeli. E anche Michelangelo stesso ha detto, quando ha scolpito un angelo, dice, vide un angelo nel marmo e lo scolpì per liberarlo. Quindi sono tutti pensieri di angeli, insomma. Angeli, noi chiamiamo angeli, possono essere esseri, cose invisibili, cose pensate, cose nella mente. Noi non sappiamo, però ci sono. Parlo anche dei numeri Fibonacci, i numeri, il pi greco, il numero aurea, il numero in cui sono stati costruiti questi grandi edifici, il Partenone, le piramidi, anche molte opere d'arte come l'Ultima Cena, le Orade, sempre fatte secondo i numeri Fibonacci, Vergine la Roce, e anche nella musica di Mozart, di Tchaikovsky, tutti questi artisti avevano nella mente questi, hanno letto anche di questi numeri del pi greco, il numero sacro. E questo Fibonacci è un italiano, un altro che si chiamava, mi ricordo, che ha reinventato, diciamo, ha riscoperto questi numeri di pi greco, secondo qui, secondo il quale tutta la natura è piena di questo pi greco, di questi numeri, di questo modo della natura, che è sempre secondo uno schema. Per esempio, prendiamo per esempio una margherita. Una margherita, per dire, le petali di una margherita, sono diversi petali, c'è un primo strato, secondo strato, terzo strato, questo è piccolo, quindi non che si vede tanto bene. Allora, secondo i numeri Fibonacci, ogni petalo è un po' è distante secondo i numeri Fibonacci, cioè praticamente i numeri Fibonacci vuol dire che il numero è la somma del numero davanti, il numero dietro. Cioè praticamente il numero 1 più 1 fa 2, 2 più 1 fa 3, 3 più 2 fa 5, 5 più 3 fa 8, eccetera. E quindi secondo questo in tutta la natura è tutto uguale, con piante, con l'uomo stesso, con alberi, eccetera. Cioè praticamente un petalo non è mai sovrapposto a un altro, è sempre un po' staccato. Quindi quando ci sono tre strati, non ci sono tre strati con un petalo sovrapposto a un altro, è sempre un po' staccato per dare la luce del sole a tutte quante i petali. E questo succede per le foglie dell'albero, succede anche per le conchiglie,
cioè, sempre spirale, e a spirale non va uguale, va un po' strano, diciamo, con il secondo numero Fibonacci. Quindi tutte le piante, tutti gli alberi, i rami degli alberi, in tutta la natura, conchiglie, pigne, sunflower, girasole, insomma in tutte le piante, in tutti i fiori. Quindi se osservate bene, un foglio, oppure un petalo non è mai sovrapposto esattamente sopra un altro. I numeri Fibonacci, e quindi parlo delle fate e l'Irlanda oggi. Abbiamo detto che oggi esistono ancora la credenza delle fate, vogliamo chiamarli esseri invisibili, cose nell'aria, oppure pensieri della persona stessa. Però quando se uno viaggia in Irlanda, se uno è mai stato in Irlanda, si sente questa presenza misteriosa. Dove si va? Dappertutto. Si sente le onde dell'oceano, e c'è un mistero, i laghi, le strade stesse, i posti sacri. Cioè si sente questa presenza, e sono presenze, si sente dappertutto. E quindi, essendo cresciuto con questi esseri misteriosi, la gente in Irlanda oggi, anche se l'Irlanda è una nazione molto evoluta, c'è anche un'industria della microchip sempre famosa in tutto il mondo, eccetera eccetera, però la gente crede ancora nelle fate. Si chiede a qualsiasi persona: ma è possibile che tu oggi credi nelle fate? Loro dicono: no, assolutamente no. Poi, guardando indietro, dice: esistono, per non fare male, diciamo, a queste creature che loro credono che esistono, anche se non vogliono dire apertamente. Però la nostra cultura è che si crede in queste cose misteriose. Un'altra cosa è quando una persona in Irlanda vuole comprare una casa, non compra mai una casa a caso così. Allora, prima chiede dove è stato costruito, che cosa c'è sotto, vanno a indagare sulla storia per vedere se non è stato costruito sopra un punto importante, anche una crocevia, dove nel passato si dice che tutte le crocevie si uccidevano oppure si piccavano le persone, eccetera. E oggigiorno non ci sono crocevie dove c'era una volta, quindi le persone indagano. E poi se c'è una casa già costruita, loro vanno dentro, si siedono in mezzo alla stanza e stanno lì per 1 o 2 ore a contemplare, vedere se gli piace la casa, se c'è qualche presenza che non è armoniosa, eccetera. Perché molte persone piacciono la presenza, piacciono le case vecchie, però devono sapere se sono benvenuti o no. In tutte le case. Quindi le persone vogliono sapere prima da dove vengono questi, da dove è costruita la casa, se la casa ha una presenza, perché poi ci sono molte presenze buone e cattive che si vedono ancora oggi. Volevo dire che ci sono, per esempio, i leprosi. Non so se sapete cosa sono i leprosi, sono quegli uomini verdi, tutti questi vestiti verdi che sono furbi. Si chiamano leprosi. Questi esseri sono furbi e quindi si dice che non devi mai togliere gli occhi addosso. Perché se togli gli occhi addosso, loro possono portarti dove vogliono. Dici che hanno un sacco d'oro e quindi molte persone mitologiche, diciamo, andavano a cercare di prendere questo oro, e in altre parole sono furbi e quindi insomma ti dicono tutte le cose, tutte le, per toglierti la, dici guardi dietro le spalle, guardi che cosa che sta correndo, eccetera. Questo è un mito, e quindi meglio non incontrare un lepro, come dicono. Poi è meglio non incontrare Cuculain,
che sarebbe l'eroe mitico, non ha mai perso una battaglia e quindi è molto pericoloso incontrare lui. E poi il Banshee, un altro essere che porta la morte, e poi ci sono tante altre cose che uno, se ci crede, insomma, deve evitare. E per finire, io voglio finire con quattro righe di Rudyard Kipling, che ha scritto per suo figlio nel 1910, perché mi piace molto Rudyard Kipling. E queste righe dicono: se riesci ad occupare il minuto inesorabile dando valore ad ogni minuto che passa, tua è la terra e tutto ciò che è in essa, e quel che è più importante, sei un uomo, figlio mio. Se qualcuno ha qualche domanda da fare, che non, magari non ha capito qualcosa. No. Vuol dire che avete capito tutto. Eh? Sì, naturalmente. E quindi nelle case, quando uno va tipo in Irlanda, si deve acquistare una casa, si mette lì a meditare, una sorta di meditazione fa, sì, per contemplare, per vedere se ci sono presenze, quanto avverte, diciamo, non so, la malignità che, cioè, non acquista, che... Come sempre la croce. La croce. La croce, perché anche c'è un... legge una storia che parla della croce, è una cosa vissuta, però, che si sa. Una croce, se non c'è una croce, fai così, cioè l'incontro del poltergeist. La cosa è il poltergeist, che uno con questi spiriti, diciamo, con questi fantasmi, eccetera, uno ci deve parlare, sarà un po' strano, però se è una cosa, ma non dici, ma che ti ha fatto? Io non ti ho fatto niente. E le lontani con la positività, dici, ma devi andare sopra, devi andare dove sei venuto, insomma, questo è, se noi non sappiamo che cosa sono, cioè nessuno sa, anche i scienziati dicono non lo sanno, però sanno che ci sono. Io penso che alla base di tutto ci sia una credenza, perché per esempio tempo fa ho una zia che è americana, che ha scritto Matthew Kenny about him. Lei ha perso suo figlio all'età di 17 anni. Lei ha tipo un rapporto, diciamo, chiamato esterno, comunque sia, ha una comunicazione con questo figlio che gli parla appunto del paradiso, di come il fatto di tranquillizzarla. Quindi penso che alla base di tutto ci sia una credenza, che ci credi o meno. Poi al fatto di tutto è da lì che dalla credenza parte l'esistenza, come ogni cosa, come in giro. Ma questo parte da te stesso, ricordati, tutto parte da te stesso, è una cosa innata, una cosa con cui sei nata, è un parte del corpo, perché tutti i pensieri vanno a congiungersi con tutti gli altri pensieri, perché il pensiero sarebbe l'energia, non muore mai. Quindi tutte le persone che sono mai vissute sulla Terra vanno a congiungersi con quella... con quel nucleo, diciamo, con i pensieri globali, i pensieri universali. Quindi tu puoi tingere da quello, quindi tu puoi anche comunicare, però ci devi credere. Questo è come credere in qualsiasi cosa, basta credere. Cioè una persona dice, per esempio, io non c'ho un lavoro, io non c'ho... No, non c'è da dire, vai a cercare il lavoro, non importa quello che fai. Tu devi credere, dici, ma io guadagno qua. No, non devi dire così. E guadagno un lira, va bene, basta per un pezzo di pane per oggi, domani si vedrà. E io lessi un libro recentemente che è venduto in tutto il mondo, migliaia e migliaia di copie. Era un senza tetto in America. E
pian piano si è cominciato a fare questi pensieri, non so dove sono venute, queste meditazioni, eccetera. Ce la fai, ce la fai? Lui oggi è miliardario e fa conferenze in tutto il mondo. Come lo puoi fare e perché non lo fai? Dici che tutti i sogni sono realizzabili, tutti, e quindi basta pensare positivamente. E più positivamente che pensi, più positivamente pensano le altre persone. Io feci un corso in Inghilterra e loro mi hanno insegnato, a parte Laura, meditazioni, eccetera, loro mi hanno insegnato che se tu ti arrabbi per qualsiasi sciocchezza, fai male al tuo corpo e quindi cominci a pensare negativamente. E uno dice, ma come faccio se uno mi fa arrabbiare? No, tu lo passi all'altro. Praticamente tu con un sorriso, se uno si arrabbia con te, invece di arrabbiarsi con lui, tu gli passi un sorriso. Cosa succede? Che il male fa due volte a lui e niente a te, perché tu ti senti soddisfatta. Quindi è molto importante pensare positivo alle cose. E le cose vengono tutti fuori bene, insomma, perché è tutto, tutto dentro il cervello. Dentro il cervello, dentro il pensiero, perché il cervello è solo la macchina che, come si dice, che rewind, elabora. Però il tuo pensiero è quello che, con cui sei nato, e tu sei parte di tutto, e tutto è parte di te, quindi tu sei neanche un granello di sabbia in tutta la cosa. Ecco perché c'è si pensa che i bambini piccoli, diciamo di 5-6 anni, come Chopin, cioè, che hanno cominciato a suonare, perché hanno attinto, non perché il bambino ha pensato c'è qualcuno lassù, c'è Tchaikovsky o qualcuno che mi ha dato, no, è una cosa innata, che il desiderio del bambino di suonare è così forte che c'è qualcuno che ti aiuta. Molte persone dicono nel cielo, cioè è nel pensiero, il pensiero umano, che è tutta una collezione di pensieri, e quindi tu puoi attingere a quello, però ci devi credere. Inutile dire aiutami e dici nessuno mi aiuta, aiutati che Dio ti aiuta. Ecco, e quindi tu devi fare prima te, e dicono anche che questo sarebbe parte del perché le persone in Fatima o altri centri guariscono. Perché loro non vanno e dicono io guarisco perché vado là. No, guarisci perché tu pensi che devi guarire. Però deve essere una cosa innata, deve essere una cosa forte. E poi deve essere possibile. Cioè chi ha una cosa psicosomatica, eccetera, eccetera, oppure non c'ha qualcosa nelle gambe, eccetera. Però uno dice se non c'è la gamba, non c'è la gamba, non può crescere un'altra gamba. Però quello è il tuo karma. Tu sei nato per quello, tu lo sai che tu sei sulla terra per quel tempo, può essere un tempo lungo, un tempo corto, un tempo breve. E molti credono, di credenza vengono dall'India, insomma, dalla credenza all'India, della reincarnazione. Cioè praticamente tu che fai parte di quei pensieri, anche là ci sono diversi livelli. Anche molti filosofi si sono approcciati alla filosofia. Molti? Filosofi. Sì, ci sono diversi livelli. Altrimenti, ecco, altrimenti non ci sarebbe ragione di vivere. Quindi molte persone dicono il bambino è nato ed è morto, perché è perfetto. Quel bambino ha già, cioè il bambino nel pensiero del bambino ha già fatto la sua il suo tempo sulla terra, lui può andare su. E che uno dice ma non è giusto, non è giusto per i genitori, perché i genitori devono soffrire che hanno perso un bambino, non il bambino stesso. E anche il pensiero indiano, cosa dicono loro? Quando noi abbiamo visto i funerali sia in India sia in Ghana, i funerali sono cose allegre, perché loro dicono vanno alla fonte, vanno a casa. E quindi i funerali in India
sono di solito brucia nel corpo, giusto? Oppure butta nel corpo nel fiume, e di solito i bambini fino a 7 anni vengono buttati nel fiume se muoiono, le altre persone vengono cremate. Perché loro quando cremano, allora all'aperto, cioè tu lo vedi che cremano le persone all'aperto, però la gente, le persone intorno sono allegre, perché quello torna a casa, ha finito di soffrire. E quindi il loro pensiero dice brutta, è il loro pensiero. Come in Ghana, anche loro si vestono tutti di rosso e fanno gli onori di queste persone con danze. Ecco perché dico molto importante viaggiare e vedere queste cose. Perché, ma perché danzano? Perché sono contenti, perché quello è volato, quello è ormai un anno che è morto, perché fanno questo festeggiamento, e adesso ormai è il cielo. Quindi loro dicono, chi soffre? Le persone che sono rimaste, non loro. E quindi non so se avete mai sentito persone che sono morti, come si dice, morti, morti ma non morti. Come si dice? I sopravvissuti. I sopravvissuti alla morte. Insomma, che loro hanno visto quel tunnel. Ed erano felici, volevano andarci. E poi vedendo le persone che soffrivano, dice, ma no, io devo tornare perché sono mio figlio, perché non so, perché c'è qualcuno che soffre per me, eccetera. Ma e queste persone che tornano alla vita sono cambiate, diventano più buone. Quelli che erano entrati in coma e sono tornati. Ecco. E diventano buoni, diventano, vogliono aiutare gli altri, hanno un sorriso, hanno un modo diverso di pensare. E perché? Perché hanno visto che al di là è molto più bello. E nemmeno lo spiegano, perché si vergognano. Io ho incontrato una ragazza così, che mi ha spiegato, dice, mi vergogno di parlarne in giro perché mi prendono per pazza. Sì, sì, infatti, usate molte cose, anche molte cose che ho detto io qua, diciamo, però sta diventando anche scientifico questa cosa. E anche perché la gente non legge, se si legge anche i miti, le leggende del passato, c'è sempre quella verità. E come ho detto, se mi racconto una storia, quella racconto un'altra, quella racconto un'altra, la storia diventa diversa. Però alla radice della storia è vera. Sì, come sono le fiabe, io sono cresciuta per esempio con Grimm's Brüder, le fiabe del fratello Grimm. Sì, 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 è quello, dipende anche di come uno è cresciuto, dipende da quello che il pensiero che ti hanno messo in testa, eccetera, la credenza, la religione, tutto quanto. Beh, se tutti potessero pensare positivo, il mondo non ci sarebbe più guerre. Ma che cosa vogliono i grandi? Che ci siano le guerre, perché loro che guadagnano. Quindi dipende anche dalla persona di pensare positivo, di cercare di tirare su il mondo che sta andando a rovina. Siamo a poco tempo rimasto con tutte queste cose che stanno succedendo, però la gente non vuole ascoltare. Ok, qualcos'altro? Lei è interessante, no? Perché diciamo in Irlanda, quindi deve essere un simbolo, cioè io penso all'Irlanda, penso a tante cose, penso ai boschi, alla sacralità che sono i boschi, a tutta quella natura. Sì. E penso, vabbè, quando penso in Irlanda penso anche al famoso colletto, quello che pensa in Inghilterra. È la prova, quello verde, sì. C'è qualcosa con rosso, sì. Quindi c'è qualcosa. Penso che l'Irlanda sia un paese da scoprire. Ma questa è mitalizzata, però sono esistite, perché ci sono anche le... Non ci può essere un mito che non è stato elaborato, eccetera, eccetera. In South America, in Cile, per esempio, in vari paesi... Sì, sì, ho vissuto questi. Ci sono i cosiddetti duendes. Sono dei gnometti, i gremlin? No? No, non proprio, poi c'è la verde. Cabra, parliamo sempre di questi esseri che esistiti o non esistiti, si dice sempre.
Però sono messi scritti, vede? Però la gente parla, significa un fondo di verità che magari in Irlanda hanno un nome. Sai perché l'Irlanda è rimasto fuori di tutto? Fuori dalla civiltà romano, greca, ci è rimasto fuori e quindi ha conservato la sua tradizione, come Messico, come Perù, perché Perù va bene in montagna, poi Messico hanno tenuto le loro tradizioni perché non sono stati, come si dice, fino alla riva degli spagnoli, eccetera, però hanno conservato il loro costume, il loro tradizione, mentre l'Europa ha perso. Per esempio, ci sono ancora i cosiddetti Mapuche. Sì, naturale. Sì, sì, sì. Con tutte le loro tradizioni, con tutto ciò che è la loro cultura, loro fanno di zucche, i semi di zucca, ci insegnano la loro storia. Sì, sì. Quindi, diciamo, sono rimasti più attaccati alla loro terra. Chi conserva queste cose e chi è veramente si sente nativo è colui che conserva tutto ciò che appartiene alla propria terra, non chi la perde. In Europa ho visto, perché ho viaggiato molto, si è perso molto questa cosa. Molto, perché si sta perdendo sempre di più con i turisti. Si parla a scuola dei cosiddetti latini, antichi romani, sì, le rovine romane che troviamo da tutte le parti, però diciamo manca quel qualcosa che magari se andiamo, non so, in posti come India, Irlanda, è totalmente diverso. C'è una questa tradizione, più uno deve andare per capire. La storia e la cultura. Sì, sì. Poi è tutto collegato. Sì. Se uno viaggia tanto e vede questo è uguale a quello è uguale a quell'altro, come la storia cambia, però la radice è quello. Quindi queste arrivare in navi volanti, chiamando nave volante, arriva dal cielo, arriva da dietro le nuvole, eccetera. Insomma, c'è verità. In Africa, maggiormente, pure. Cosiddetti anche gli schiavi neri che dal Brasile dopo stavano nelle senzala quando venivano martirizzati dal loro padrone, tutto stava una tecnica di combattimento per difendersi. Sì. L'hanno trasportato anche nella loro terra d'origine. Pensi poi i Dogon in Africa, non ho mai sentito parlare dei Dogon? Sì. Il tribù? Sì. E loro sapevano, hanno scoperto la stella Siria prima degli europei. Come mai? Non sono mai andati a scuola. È un popolo che è vissuto sempre sulla terra. E come mai sapevano queste cose? Senza astronomi, senza strumenti, eccetera. Vuol dire che Sirio è una stagione luminosa che si vede, comunque credo sia un po' momento. Ma loro hanno scoperto tutte e tre. Adesso noi due europei hanno scoperto Sirio A, e lui c'è un altro ancora più pesante, Sirio C. Adesso loro devono scoprire ancora, però loro già lo sapevano. Non ho dei forti dubbi su questo. Che devono trovare? Ma sono tanti questi che devono trovare. Ma loro senza... loro sanno... Deve essere un po' dentro, insomma, delle cose. Perché lei crede, forse troppo sullo scientifico, quello che possono dire oggi. Quello che possono dire, non quelli che sanno. Perché se sanno... che se i scienziati dicono quelli che sanno vengono eliminati e si sa questo, quindi insomma qualcosa sta uscendo oggi, però va a vedere, a leggere il Rig Veda, Mahabharata, tutto è stato scritto già lì sui loro libri di storia di eroici eccetera, tutto scritto lì, tutto, anche se legge Plinio, come si chiama? Plinio Vecchio, tutto scritto là, tutto scritto già. E adesso gli scienziati che sanno, cioè, vanno sui libri indietro per vedere e riscoprono quello che è stato già scoperto.